Direttore del Resto del Carlino, del quotidiano nazionale Pierluigi Vici, siamo alla quinta edizione del premio Marco Biagi, un premio che ormai è consolidato, ma soprattutto quest'anno si sono ampliati gli orizzonti. Sì, abbiamo allargato questo premio alle province di Ravenna e di Modena e abbiamo avuto una bella risposta, e per questo dal prossimo anno il premio avrà un carattere regionale, lo allargheremo a tutte le province dell'Emilia Romagna. L'ho voluto annunciare oggi per lanciare sin da questo momento, da questo premio, l'iniziativa che dovrà essere molto supportata dai nostri mezzi, a cominciare dall'edizione di carta e dalle edizioni web del nostro gruppo editoriale, e cominciare a coinvolgere appunto tutta l'Emilia Romagna. Il risultato di quest'anno è straordinario, abbiamo avuto più di 150 associazioni iscritte ed è la forza di questo premio. Parlandone proprio al tavolo con i ministri Sacconi e Maroni, si sono meravigliati e si sono complimentati per questo risultato e soprattutto per aver fatto in modo che in 5 anni questo premio dal nulla, dal niente, da una piccola intuizione sia riuscito a diventare un punto di riferimento, come ha detto il ministro Sacconi, del pensiero di Marco Biagi in Italia. Ecco, i premi distribuiti sono stati oggi pari a 63.000 euro, quindi complessivamente diciamo la cifra distribuita in questi anni è davvero un ammontare importante. Sì, abbiamo superato di gran lunga i 200.000 euro, credo 212.000 euro, che è una somma assolutamente straordinaria. Siamo convinti che con il prossimo anno potremo aumentare ovviamente ancora di più questa dotazione e dare alle associazioni partecipanti ancora più numerose un contributo anche che è utile, che sarà utile per la loro esistenza e per portare avanti i loro programmi. Fino adesso abbiamo premiato circa una cinquantina di associazioni e anche un piccolo premio di 1.500 euro può essere utile.